Allora, Sindaco, buonasera. Avete varato una serie di misure per sostegno di persone e famiglie comunque in difficoltà. Quali sono queste azioni che avete messo in campo? Buonasera a voi, abbiamo messo in campo diversi provvedimenti in attesa intanto del decreto ex aprile che dovrebbe arrivare presto dal governo centrale, però abbiamo messo in campo diversi provvedimenti. Intanto abbiamo sospeso le imposte comunali fino al 30 di giugno, e erano sospese, le avevamo sospese con un provvedimento ad aprile e poi abbiamo deciso di prorogare dal 31 maggio al 30 di giugno la sospensione appunto del pagamento delle imposte comunali. Anche la Tari abbiamo deciso di sospenderla e quindi non si pagherà fino a settembre. Poi abbiamo fatto sì che le famiglie non dovessero pagare le rette di mensa, asilo nido e trasporto scolastico per il periodo di riferimento che va da marzo a giugno e quindi per il periodo di sospensione delle attività. Abbiamo anche pensato alle scuole, ma in questo caso alle strutture private, quindi alla scuola dell'infanzia paritaria Maestre Pie Venerini e all'asilo nido privato. Per quanto riguarda anche i buoni spesa, ripartirà la consegna dei buoni spesa ad altre famiglie che ne hanno, che sono in difficoltà per via dell'emergenza coronavirus, e questo grazie alle tante donazioni che abbiamo avuto da aziende, cittadini, anche dalla città gemellata tedesca di Ifezheim. Siamo riusciti ad arrivare a superare la cifra di 9.000 euro e con questa cifra quindi andremo a consegnare nuovi buoni spesa a partire dalla prossima settimana. Ecco, tra l'altro sono ripartiti anche i cantieri pubblici nel suo comune. Sì, sono ripartite le opere pubbliche. A fine aprile siamo ripartiti con la riqualificazione del lungomare di Marotta Nord, quindi della ciclovia Adriatica. E i lavori termineranno nella prima metà di giugno, se tutto va bene, le condizioni meteorologiche ce lo permettono. E quindi noi vogliamo essere comunque pronti per la stagione estiva con le nostre opere pubbliche. Sono ripartiti i lavori anche alla pista ciclabile che collegherà Piano Marina a Marotta Centro. Sono ripartiti i lavori dell'ampliamento del cimitero comunale. A metà maggio partiremo con i lavori di adeguamento sismico della scuola Mediafermi e a breve ripartirà anche il cantiere delle RFI, che purtroppo si è fermato 2 mesi per via dell'emergenza Covid, che è il cantiere del sottopasso ciclopedonale all'altezza del passaggio a livello e quello di adeguamento della stazione. Però il weekend e il fine settimana si avvia anche per voi, che siete comunque una località rivierasca. Sì, fine settimana ci saranno controlli, soprattutto per quanto riguarda il lungomare. Noi nella nostra ordinanza abbiamo deciso di chiudere i parchi e i giardini pubblici, quindi le forze dell'ordine si concentreranno soprattutto sul lungomare. Tutti i primi cittadini sono abbastanza preoccupati per il fine settimana. Abbiamo avuto da poco il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza con la Prefettura in video conferenza, però ecco, ci siamo, le amministrazioni comunali sono coordinate assieme alle forze dell'ordine. Un appello che facciamo tutti noi sindaci e cittadini è quello di rispettare le regole, di indossare la mascherina, di mantenere la distanza interpersonale di sicurezza. Quindi noi auspichiamo che i cittadini siano responsabili anche nelle belle giornate e soprattutto in questo primo fine settimana della fase 2, diciamo.